Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare e configurare le riceventi FRSky al Flight Controller ZFS7. Questo tutorial è valido sia per le riceventi a 2.4 GHz che per quelle a 900 MHz. La prima cosa da fare è capire meglio quali fili collegare, infatti molte riceventi FRSky hanno due porte SBUS, una chiamata in e una chiamata out. Noi dobbiamo usare sempre quella chiamata SBUS out, perché è quella che invia il segnale SBUS al Flight Controller. La porta in è per ricevere il segnale SBUS da una seconda ricevente in ridondanza, ma per i droni FPV questa è una cosa che non serve. In alcuni riceventi potete trovare dei pad chiamati Inverted S-Port o Inverted S-Bus. Questi pad vanno ignorati in quanto questo Flight Controller è un FS7, quindi le versioni vengono gestite direttamente dal processore. Controlliamo il manuale della ricevente e identifichiamo i fili 5V, GND, SmartPort ed S-Bus. Se ci sono altri fili nel connettore possono essere rimossi senza problemi perché non servono. Alcuni riceventi come l'XM Plus hanno solo il cavo S-Bus, quindi con questo modello dovremo rinunciare alla telemetria SmartPort. Per quanto riguarda il Flight Controller, i pad dedicati alle riceventi FRSky sono questi quattro. Abbiamo GND per la terra, VRX per l'alimentazione, U2TX per SmartPort e U4RX per S-Bus. Dopo aver prestagnato, possiamo saldare i fili nei pad corrispondenti. Ricordiamoci di ponticellare il pad centrale e quello a 5V di questa serie per confermare al Flight Controller di erogare 5V sul pad VRX. Come abbiamo visto prima, l'XM Plus ha solo i fili GND, 5V e S-Bus, quindi se avete questa ricevente nel pad U2TX non dovete saldare nulla. Dopo aver fatto i collegamenti possiamo avviare Betaflight per configurare la ricevente. Andiamo in port e attiviamo Serial RX nella UART 4. Visto che abbiamo collegato anche il cavo SmartPort, andiamo nella UART 2 e in telemetry output selezioniamo SmartPort. Se non avete collegato SmartPort, qui non c'è bisogno di attivare nulla. Ok, possiamo salvare. Andiamo nel tab configurazione, scendiamo verso il basso e in receiver scegliamo Serial Base del Receiver. Nel menu a tendina sotto scegliamo S-Bus. Qui a fianco abbiamo l'RSSI analogico, mi raccomando lasciatelo disattivato perché va in conflitto con l'RSSI delle riceventi FRSky. Se abbiamo collegato il cavo SmartPort non dimentichiamoci di attivare telemetry. Quindi salviamo. Ora non ci rimane che andare in receiver e provare la Taranis. Perfetto, è tutto ok. Se notate che muovendo gli stick ne avete alcuni invertiti, andate in Channel Map e cambiate Aether 1234 in Tire 1234 o viceversa. Per quanto riguarda il segnale RSSI, alcune riceventi come la XM Plus o la R9 Mini lo fanno passare in automatico nell'AUX 12. Quindi qui in RSSI Channel scegliamo AUX 12. Per altri riceventi, come ad esempio la RXSR, bisogna prima configurare l'RSSI nella Taranis e poi verrà visualizzato in questo tab. In descrizione vi lascio il mio tutorial dove spiego come fare. Su Betaflight abbiamo finito, ora passiamo alla Taranis per configurare la telemetria SmartPort. Andiamo nella pagina Telemetry e facciamo Discover New Sensor. Come vedete ha trovato tutti i sensori del Flight Controller, questo significa che la telemetria è configurata bene. Perfetto, abbiamo finito, il radiocomando viene riconosciuto da Betaflight e la telemetria è attivata, non c'è altro da fare. Questo era il mio tutorial su come collegare e configurare le riceventi FRSky al Flight Controller ZFS7. Se vi è piaciuto il video quindi lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.